Eita. In più di 60 anni siamo stati proprio sulla bocca di tutti. Pinton, la pasta fresca a Vicenza. Fuga di gas a Farra di Feltre. Nella notte un'esplosione sventra un complesso residenziale. Ferito in gravi condizioni un uomo, danni anche ad altri 12 appartamenti, evacuati tutti e 22 gli inquilini dello stabile. A Vicenza il ministro Calderoli e il governatore Zaia fiduciosi sull'autonomia. Entro un anno le prime competenze alle regioni, contemporaneamente le province torneranno ad essere votate dai cittadini. A un anno esatto dalla manifestazione di protesta a Padova, medici e cittadini tornano a manifestare a Vicenza per salvaguardare la sanità pubblica regionale e chiedere più attenzione nei confronti degli ospedali veneti. Il crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato da temperature anomale. Primo studio sulle cause del disastro pubblicato dall'Università di Padova. In quota c'erano quasi 11 gradi. Nuova impennata delle bollette dopo il crollo dei primi mesi dell'anno, rincari attesi da ottobre, energia elettrica al più 25%, aumenti in doppia cifra anche per il gas. Carlo Scarpa, architetto veneziano visto attraverso le fotografie del giapponese Seki Hamasaki, Oriente e Occidente, architettura e fotografia a Treviso, due artisti uniti dal rigore e dalla passione per il bello. Selezionata a Verona la cinquina finalista della 28esima edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni. Buongiorno e bentrovati, prima edizione di TG Veneto News che si apre con quello che sta accadendo a Mestre, perché nelle scorse ore alcune persone, ignote ovviamente, le indagini sono ancora in corso, hanno cercato di entrare danneggiando la sede di Mestre di Fratelli d'Italia, un atto intimidatorio che naturalmente ha acceso i riflettori delle forze dell'ordine. Ma da Mestre ci racconta tutti i dettagli, è collegata con noi in diretta per le informazioni proprio live Maria Vittoria Bagarella, con la quale proviamo a collegarci. Maria Vittoria, ci senti? Sì, sì, io vi sento molto bene. Intanto un buongiorno, eccomi appunto all'esterno della sede di Fratelli d'Italia, Mestre, bellissimo e transennale. A vedere già con le immagini due diversi punti in cui hanno cercato di rompere la vetrata, questa primo punto sulla vetrata di verso, ma non solo, c'è un altro punto particolare che hanno tentato di colpire, hanno cercato farla, e poi appunto le scritte. Maria Vittoria, rientriamo perché c'è un problema con l'audio per quanto riguarda il collegamento. Possiamo però restare con le immagini, se ci proponi appunto le immagini della vetrina della sede di Fratelli d'Italia a Mestre, per questa sorta di insomma azione intimidatoria. Si è parlato di attentato, i vertici regionali di Fratelli d'Italia hanno parlato di fatti molto molto gravi, le telecamere che sono posizionate in prossimità della sede chiaramente potrebbero chiarire meglio la situazione. Vedete, zona transennata con le forze dell'ordine al lavoro in una centro molto importante per quanto riguarda il partito principale di governo, minacce con scritte e tentativi di effrazioni sulle quali andranno ad indagare adesso le forze dell'ordine. Vedete i rappresentanti locali, regionali e nazionali di Fratelli d'Italia sul posto. Staremo a vedere, chiaramente seguiremo la vicenda, scritte minacciose all'indirizzo della Premier, ma anche insomma di quello che rappresenta il partito a livello regionale. Possiamo rientrare in studio con le immagini, ringraziando Maria Vittoria Bagarella per l'aggiornamento in diretta. Cambiamo provincia per andare adesso nel bellunese, a Feltre, dove nella notte sono stati attimi, minuti di grande paura e terrore, un'esplosione causata da una fuga di gas che ha sventrato completamente un appartamento con il ferimento della persona che era all'interno, che è stato trasportato
con l'elisoccorso dal personale sanitario del SUEM. Siamo in località Farra per l'esplosione appunto a Feltre avvenuta poco prima dell'una. Una persona ferita, come detto, 12 appartamenti danneggiati, 22 persone evacuate. Vigili del fuoco arrivati nell'immediatezza dal locale di staccamento con il ferito che si trovava proprio nell'appartamento dove si è generata l'esplosione, stabilizzato e curato dai sanitari. I condomini sono stati evacuati e trasportati con un bus dei vigili del fuoco presso una struttura alberghiera messa a disposizione dal comune. Gravi danni all'ala della struttura residenziale con problemi generalizzati alle strutture con crollo dei muri di tamponamento sia interno che esterno. Le cause dell'esplosione, come detto, che potrebbero essere riconducibili comunque a una fuga di gas, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che stanno procedendo con gli accertamenti tecnici per determinare le cause esatte. Da un incendio, una tragedia sfiorata ad un'altra, andiamo adesso in provincia di Treviso a Refrontolo, dove poco prima delle 7.30 di stamattina sempre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colvendrame portando in salvo un 75enne rimasto ferito a causa dell'incendio della termocoperta poi propagatosi all'abitazione. Infortunio anche per un pompiere, il quale libero dal servizio ha prestato il primo soccorso. Il vigile del fuoco residente nei pressi della zona dell'incendio è entrato nell'abitazione poco prima dell'arrivo della squadra di Conegliano, quando cercando di raggiungere l'anziano è precipitato al piano inferiore per lo sfondamento del solaio. I vigili del fuoco arrivati poco dopo hanno quindi soccorso l'anziano e il pompiere caduto che, seppur ferito, è riuscito comunque ad uscire in qualche modo. Portato in pronto soccorso sia l'anziano sia il vigile del fuoco caduto per lo sfondamento del tetto, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione di cui è stato interdetto l'uso. Lasciamo per il momento la pagina della cronaca, ribadendo che torneremo nelle prossime edizioni anche a Mestre per capire i dettagli dell'atto intimidatorio alla sede di Fratelli d'Italia, e parliamo di autonomia e di come a breve cambieranno le province italiane e di conseguenza anche quelle venete. Ieri a Vicenza il ministro Calderoli e il governatore del Veneto Zaia hanno fatto il punto della situazione. C'erano anche le nostre telecamere, allora sentiamo quello che hanno detto. L'autonomia avanza, i 61 saggi sono pronti ad entrare in azione per definire i LEP e quali saranno le prime materie a tornare ad essere di competenza regionale, e nel frattempo governo ed enti territoriali lavorano anche sulle province che torneranno ad essere enti di primo livello. Al Teatro Comunale di Vicenza la politica fa il punto della situazione su due fronti caldi, caldissimi dell'attualità regionale e nazionale. A 2000 giorni dal referendum l'autonomia avanza e il programma, dicono i diretti interessati, è in linea con i tempi previsti. Io ho predisposto un cronoprogramma che fino ad oggi è stato rispettato al giorno proprio preciso. Ritengo che per la fine dell'anno potremo avere l'approvazione della legge d'attuazione e una buona parte dei livelli essenziali per quelli di cui ci sarà bisogno. E quindi inizio 2024 si inizia a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni. Fiducia quindi ai governatori favorevoli, tra i quali Zaia, speranzosi che nonostante i già trascorsi 2000 giorni dal referendum si sia oramai ad un passo dall'obiettivo. Fortunatamente abbiamo fatto il referendum, se l'avessero fatto molti anni fa oggi avremmo l'autonomia. Direi però che qui nei prossimi 12 mesi, dai dati che ci dà anche il ministro Calderoli, potremmo già pensare alle prime deleghe, quindi alle prime materie delegate alla regione. Non di solo autonomia si è parlato, però un altro dei temi caldi è quello delle province che il nuovo governo punta a far tornare al centro della vita politica locale e nazionale. In questa direzione procede spedito anche l'iter per farle tornare enti di primo livello, votate cioè dai cittadini e non più, come accade ora, dai soli sindaci e amministratori. Anche in questo caso sta già viaggiando anche l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali. Adesso in comitato ristretto, si chiuderà settimana prossima il comitato ristretto al Senato della Repubblica, per cui c'è un testo, credo, largamente condiviso. L'obiettivo è di arrivare all'approvazione per l'autunno del 2023 in modo di fare un'unica tornata di rinnovo di tutti i presidenti dei consigli provinciali e dei consiglieri provinciali
nel maggio del 2024 in coincidenza con le elezioni europee. E mentre va risolvendosi a detta del ministro Calderoli e del governatore Zaia la questione autonomia, nubi fitte oscurano invece il fronte ambientale. Il Veneto, nonostante le piogge dei giorni scorsi, rimane comunque senza acqua e per il Partito Democratico anche senza idee per affrontare quella che da emergenza è diventata oramai una criticità. Sentiamo. Il Veneto è a secco. L'inizio del 2023 registra temperature record, deficit di neve in montagna al 63%, scarsità di precipitazioni e solo l'11% viene immagazzinata. Il fiume Po in regime di magra, meno 3,2 metri. La situazione è drammatica e soprattutto oramai cronica. La crisi idrica ha spinto l'Italia a nominare un commissario, ai noi senza fondi, e a confermare il commissario regionale del luglio 2021, Luca Zaia. I risultati che ho ottenuto sono modesti e anche l'ultima ordinanza contiene davvero solo qualche annuncio. Per i democratici davvero troppo poco e la denuncia passa per 10 punti chiave che sono anche la loro ricetta per affrontare la crisi idrica e climatica. Sicuramente accelerare sul piano dei microinvasi, esiste questo piano, va sburocratizzato, bisogna accelerare su questo e poi anche pulire gli invasi che esistono. Una misura importante è arrivare il prima possibile al bilancio idrico. Cioè mettere attorno al tavolo le autorità di bacino, i gestori dei consorzi, le categorie per capire quanta acqua accumuliamo, dove, quanta ne possiamo riutilizzare. Facendo un vero bilancio idrico si riescono poi ad allocare le risorse in maniera intelligente. La faccenda si fa urgente. La regione più turistica d'Italia si prepara ad affrontare una nuova estate con record di presenze, ma con acqua che scarseggia e si guarda ai vicini di regione. Penso all'Emilia-Romagna che con 38 milioni di turisti ogni anno nella sola Riviera Romagnola non ha problemi di approvvigionamento perché quelle proposte che sono state presentate oggi dal Partito Democratico del Veneto sono state fatte nel corso degli anni. Il litorale, ma c'è anche la montagna e c'è la Marmolada. No, ha un libero accesso. Anche rispetto all'accesso alla Marmolada noi davanti mettiamo sicuramente la sicurezza e quello che abbiamo visto in questi anni è che il cambiamento climatico comporta anche una rivisitazione di quello che è il turismo. E un'altra problematica che tocca la Regione Veneto, ma non solo, è quella legata alle criticità della sanità. In programma stamattina, proprio per difendere la sanità pubblica e mettere in evidenza le criticità degli ospedali veneti, ma anche per salvaguardarli, una manifestazione regionale proprio a tutela della sanità pubblica organizzata dal COVESAP, il Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, che giusto un anno fa, allora a Padova, si ritrovò con i propri rappresentanti, tra i quali anche medici e cittadini per manifestare appunto a favore della sanità pubblica e alla sua tutela. Un anno dopo i manifestanti si sono trovati stamattina a Vicenza, collegato con noi per raccontarci come sta andando c'è Tommaso Quaggio a cui cediamo la linea. Buongiorno da Corso Palladio, più di 4.000 persone questa mattina stanno manifestando in città per chiedere più attenzione per la sanità pubblica del Veneto. 18 comitati di tutta la regione si sono dati appuntamento qui nel capoluogo berico per chiedere più attenzione sulle liste d'attesa definite ancora troppo lunghe, ma anche sulla questione dei medici di medicina generale e ovviamente dei medici di famiglia con presidi che scompaiono un po' in tutta la regione. È il secondo appuntamento che arriva in Veneto dopo quello dello scorso anno che si è tenuto a Padova. Una grande manifestazione a cui hanno partecipato sia sanitari, sia medici della regione, ma anche tantissimi cittadini. E da Corso Palladio è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Tommaso, riapriamo per un attimo la pagina della cronaca per darvi conto della tragedia accaduta nella tarda serata di ieri nelle campagne tra Arquapolesina e Rovigo. Poco prima delle 22 un uomo di circa 40 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito dal treno sulla linea Venezia-Bologna circa all'altezza di via Stopazzine. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco assieme al personale della polizia ferroviaria
mentre il SUEM non ha potuto che prendere atto del decesso. Accertamenti che si sono protratti a lungo, circolazione ferroviaria sulla linea bloccata sino a dopo l'una di notte, si sono registrati ritardi sino a quasi 4 ore in alcuni casi. E parliamo adesso invece di quello che arriva puntualmente, purtroppo, i rincari in bolletta, perché dopo il crollo dei prezzi degli scorsi mesi i rincari sono nuovamente attesi da ottobre. Energia elettrica con un più 25%, aumenti in doppia cifra anche per il gas. Ci racconta tutto Paola Gazziola. Sono previsti nuovi rincari già da maggio, insomma da qui ai prossimi mesi. Preoccupata? Di più. Torna l'incubo bollette. Dopo i maxi tagli che avevano alleggerito fatture comunque pesanti, la scure si abbatte nuovamente nella seconda metà dell'anno. Un'altalena continua tra aumenti e riduzioni, sconti e rincari, che non è certo un gioco divertente. Le quotazioni sono in rialzo, per il gas fino al 15% in più, per la corrente fino al 25%, previsto tra ottobre e dicembre prossimi, in pieno inverno. Questo è l'allarme lanciato dal presidente di ARERA, l'autorità pubblica che fissa le tariffe sul mercato tutelato. Le associazioni dei consumatori hanno fatto subito i conti. Le famiglie italiane andranno a pagare 300 euro in più all'anno sulle bollette energetiche. Per questo chiedono al governo di ripristinare il taglio degli oneri sociali sulle tariffe elettriche, tolto solo poco tempo fa. Io non ho parole perché io sono una pensionata. E mi hanno tolto a dicembre 180 euro perché me ne avevano dati tanti. Spera che arrivino altri sconti in bolletta. Ma io non ci credo, proprio no. Tanto aumenta tutto, da luce, corrente, gas, acqua, pane. Sorpresa e rassegnazione. La breve stagione di ribassi dei prezzi è dunque già finita. Ai primi di maggio previsto già un lieve aumento del prezzo del gas in bolletta. Stiamo cambiando qualcosa comunque. Cambiate un po' le vostre abitudini. Sì, senz'altro. Aumenti su gas ed energia elettrica? Ah, spero di no, spero. Primi già da maggio. Contratto bloccato. Comunque dopo, quando termina il contratto, praticamente schizza tutto. Cosa fa aumentare le quotazioni? Gli esperti parlano di ripresa dell'economia cinese e del taglio definitivo delle forniture russe. Poi ci sono la riduzione del nucleare francese e dell'idroelettrico, anche nostrano, a causa della siccità. Un mercato altalenante, questa è l'unica certezza che abbiamo, tant'è che qualche elemento che gioca al ribasso esiste, a cominciare dalle scorte, mai viste così alte in primavera, quasi al 60% in tutta Europa, grazie a un inverno mite e alla reazione della domanda che ha tagliato i suoi consumi. Basterà? Difficile crederlo. Torniamo adesso ad occuparci della tragedia sulla Marmolada dello scorso luglio. Un recente studio, il primo ad essere pubblicato e definito, ha raccontato al meglio cause e meccanismi dell'immane tragedia costata la vita, come ricorderete, a 11 alpinisti. Sentiamo. Al momento del distacco della valanga di ghiaccio e detriti che il 3 luglio scorso travolse e uccise 11 persone sulla Marmolada, c'erano quasi 11 gradi, 10,6 per la precisione, come stabilito dal primo studio redatto da un team di ricercatori internazionale con l'obiettivo di indagare le cause e i meccanismi del devastante improvviso collasso. Temperature definite altamente anomale dal team di esperti coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Temperature elevate, come emerge dallo studio, tra le cause principali della tragedia. In particolare noi abbiamo un aumento anomalo delle temperature, non solo nel momento culminante ai primi di luglio, ma è un aumento che è iniziato già nel mese di maggio. Quindi noi abbiamo avuto 2 mesi di temperature particolarmente elevate con una grande produzione di acqua di fusione. Un clima in costante cambiamento, quindi. L'analisi certifica poi che il distacco avvenuto sulle Dolomiti, un totale di circa 64.000 tonnellate d'acqua, ghiaccio e roccia, è avvenuto nella parte alta del versante settentrionale della Marmolada a 3.212 metri d'altezza, con il materiale che ha percorso a velocità sempre più elevata un qualcosa come 2 km e 300 metri prima di fermarsi in un canalone. Nella sua devastante discesa, la tragedia, con le 11 vittime e i 7 feriti e un'energia sismica rilasciata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari allo 0,6. Fenomeni che proprio a causa dei cambiamenti climatici in questi ultimi anni sono diventati purtroppo sempre più frequenti.
Questo aumento dei fenomeni di crollo è generalizzato a scala globale. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un raddoppio dei fenomeni di questo tipo rispetto ai 10 anni precedenti. Sicuramente noi ci troviamo in un momento in cui il rischio in montagna è aumentato. Bellezza, natura, cultura, architettura. Colli Iberici, territorio da vivere, vini da scoprire. Arturo Martini, i capolavori. Nel nuovo Museo Bailo, fino al 30 luglio, la grande mostra dedicata al più importante scultore italiano del Novecento. Uno straordinario percorso di 280 opere per conoscere a fondo la portata rivoluzionaria di uno dei massimi protagonisti dell'arte europea, nella sua magnifica Treviso. Arrivi alla cassa e... Oh yeah! Che convenienza! Con S-Budget, in esclusiva solo da The Spar, Eurospar e Interspar, puoi scegliere tra più di 500 prodotti salva borsellino per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Frutta, carne, pasta e molto altro. Con i prodotti S-Budget, la tua spesa conviene ogni giorno. Oh yeah! The Spar, Eurospar e Interspar, il valore della scelta. Torniamo a Mestre, Maria Vittoria Bagarella è in zona, si è spostata adesso all'Assemblea regionale dei donatori di sangue e con lei torniamo a collegarci. A te Maria Vittoria. Sì, buongiorno da Mestre, oggi l'Assemblea regionale dell'Avis. Come detto, la carenza di medici colpisce anche la più grande associazione di volontariato del Veneto, quella di donatori di sangue. Ai centri trasfusionali, unità di raccolta domenicale, manca personale sanitario necessario. Dunque siete preoccupati, al mio fianco la Presidente regionale Wanda Pradal. Sì, siamo preoccupati relativamente. Un problema dei medici è una cosa che ormai riscontriamo da tempo e anche oggi abbiamo questa situazione. Mancano i medici, mancano in tutte le parti. A noi quello che importa in questo momento, in particolare, è proprio la mancanza nei centri trasfusionali. I donatori ci sono e a volte ci troviamo in difficoltà per farli donare perché magari quel giorno il pannello è minore perché il medico non è presente nei centri trasfusionali. Quello che contro questa mancanza di medici dobbiamo riscontrare che i donatori comunque ci sono e rispondono bene e hanno anche molta pazienza. Nel momento in cui non riescono a donare oggi vanno anche domani e questo è il positivo della nostra associazione. Bisogna avere anche molta pazienza quando uno richiede l'idoneità proprio a donare perché i tempi di attesa anche lì si sono allungati, in alcuni casi anche raddoppiati. Sì, la mancanza di medici ha portato anche in questo senso il valutare il donatore se è idoneo o meno diventa un po' un problema. Non in tutto il Veneto, ma nella maggior parte si arriva anche a volte a 40 giorni, di conseguenza la volontà di andare a donare diventa un po' affiaccata dal fatto di aspettare e questo demotiva un po' il donatore o il possibile donatore a continuare a donare o a iniziare la donazione. Ecco, la mancanza di medici anche in questo senso. Ecco, 130.000 donatori in Veneto, ma ce n'è sempre tanto bisogno per salvare vite, c'è sempre veramente tanto bisogno di sangue, attualmente l'autosufficienza è garantita in Veneto, ci sono altre regioni però a cui serve proprio la donazione della nostra regione. Qual è l'appello che si rivolge a tutti quelli che non sono ancora donatori? Sì, 130.000 sono tanti, dicendo il numero diventa una cosa grandissima, però se consideriamo che il donatore medio non è come un po' di anni fa che donava 4 volte all'anno, adesso sì e no fa una donazione mezza, 2 donazioni/, di conseguenza abbiamo necessità che i donatori, il numero di donatori aumenti, perché comunque durante l'anno qualche donatore magari ha delle patologie e non può donare, poi per raggiunti limiti di età non può donare, dobbiamo assolutamente avere al nostro interno sempre dei numeri sufficientemente utili nel momento in cui c'è necessità immediata di poter chiamare e andare a donare. Grazie, allora per il momento da Mestre tutto, nel corso delle prossime edizioni ulteriori aggiornamenti, linea allo studio. Parliamo adesso di lotta alle dipendenze, lo facciamo con il CEIS di Belluno.
Oltre 10.000 le persone assistite in 40 anni di attività. Il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus continua ad operare ogni giorno con lo stesso obiettivo da sempre. Dare autonomia, l'indipendenza, la libertà a persone che usano sostanze, ma non soltanto, che hanno accumulato vari problemi per eventi capitati nella propria vita, per cui ricorrono alle sostanze sia per diminuire la sofferenza sia per trovare un qualche tipo di benessere, di piacere. Il CEIS è parte attiva nelle reti di progettazione dell'area sanitaria e sociale presenti in provincia, opera in convenzione con l'ULS per l'ambito delle tossicodipendenze e la gestione delle comunità terapeutiche. Il 6 maggio ricorre l'anniversario della costituzione del centro, avvenuta nel lontano 1983. Una camminata non competitiva ed un convegno teso a scattare una fotografia della situazione delle dipendenze nel bellunese, queste le iniziative per festeggiare tale ricorrenza con la popolazione. Il problema, il fenomeno delle dipendenze non solo non è diminuito, ma è aumentato con nuovi criteri di dipendenza. Vorremmo fare il punto sulla situazione della provincia di Belluno in rapporto naturalmente a tutto il resto dell'Italia. Restituire a chi soffre di tale problematica il sogno di una nuova vita. E ripartire da capo, perché è importante uscire dal tunnel della dipendenza per ritrovare se stessi nella propria identità, nelle proprie relazioni e nel proprio benessere di vivere, amare la vita, ritrovare la libertà della vita, perché la vita non libera non è vita. Andiamo ora a Treviso per parlare di arte e cultura. La scelta è stata quella di inserire Carlo Scarpa, l'opera di Carlo Scarpa, all'interno del mondo di immagini del fotografo. Il fotografo e l'architetto, l'uno accanto all'altro e l'uno dentro l'altro. Tomba Brion oppure Olivetti a Venezia, visti dall'obiettivo di Masaki, e tutto all'interno di Cascarpa, ex archivio, restaurato dal figlio Tobia Scarpa. Un dialogo tra forme d'arte diverse e tra opere, unica la passione per il bello, il rigore e la precisione. Carlo Scarpa rappresenta l'ultimo grande progetto che lui aveva intrapreso e che purtroppo non ha potuto completare. E che per la prima volta è esposto negli ultimi due piani di Cascarpa. È un viaggio che esplora in primis il paesaggio veneto attraverso gli occhi di un architetto, di una figura che è una delle voci più interessanti e direi anche più intriganti della cultura architettonica del Novecento. In tutto 85 fotografie, 54 a colori e 31 in bianco e nero, un progetto che si articola in quattro sezioni. A Piano Terra troviamo la sua attività come promotore di talenti fotografici, in particolare di Hattori Aiko, che ha realizzato una serie di reportage sulla vita di Tokyo negli anni 80. Nella seconda sezione è allestita una selezione di scatti del suo primo lavoro fotografico, quello sulle rovine di Angkor Wat in Cambogia, realizzato quando era ancora uno studente universitario. La terza sezione è invece dedicata al lavoro più completo e importante dell'intera carriera di Sechilla in quest'ambito, ovvero l'opera monografica su Otto Wagner a Vienna, pubblicata nel 1998. La singolarità è che, per richiamare un po' anche la vocazione più larga della Fondazione, che è un centro studi sul paesaggio, è che molte delle opere rappresentate e indagate dal fotografo Sechilla sono, diciamo, dei luoghi che sono degli esercizi, diciamo, di interpretazione e di lettura del paesaggio veneto, no? Il lavoro che ha impegnato Sechilla fino alla morte è avvenuto nel 2002, quindi incompiuto e frammentario. Ed ora a Verona, dove è stata selezionata la cinquina finalista della 28ª edizione del Campiello Giovani. Vediamo. I giovani come imprenditori del proprio talento. È ispirato a questa filosofia il Campiello Giovani, che oggi ha reso noto la cinquina finalista, come tradizione vuole al Teatro Nuovo. Escono da una selezione in cui tutti hanno raccontato la realtà che li circonda con la propria creatività. È un piacere, secondo me, passare anche questa mattinata con i giovani, sentire i giovani scrittori, perché hanno capacità di sintesi, perché il loro lavoro è sintetizzato in poche pagine, ma su queste pagine si è uno spaccato poi di quello che è così il pensiero sempre variegato dei nostri giovani.
In passato sono stati premiati anche veronesi, ma questa volta tra i 5 finalisti non ci sono veneti. Il vincitore verrà proclamato nel corso della serata speciale dedicata solo ai giovani al Goldoni di Venezia e premiata poi sabato 16 settembre alla Fenice durante la cerimonia finale del concorso rivolto ai senior. Il primo classificato avrà una vacanza studio di 2 settimane in un paese europeo. Gli altri finalisti avranno invece diritto a una dotazione di libri e all'invito alla serata finale. Il nostro ringraziamento va anche a professori e genitori che decidono proprio di supportare e stimolare talenti come questo in un periodo dove decidere di fare lo scrittore è veramente un atto di coraggio. Verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che abbia trattato il tema della cultura d'impresa. Sono previsti altri 2 ulteriori riconoscimenti per chi ha trattato meglio il tema della sostenibilità sociale o ambientale e chi invece ha trattato il tema del viaggio. Le 5 opere finaliste saranno raccolte in una collana realizzata dalla Fondazione Il Campiello e infine le singole scuole avranno la possibilità di assegnare crediti formativi agli studenti che hanno partecipato al concorso. È tutto, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Formaggio in Villa, tra le suggestive mura medievali di Cittadella. I migliori formaggi italiani, tutti in un weekend, dal 14 al 17 aprile. Info su formaggioinvilla.it.